Ciao a tutti! Come promesso nel video precedente, in cui vi ho parlato della mia organizzazione make-up, quest'oggi vi parlerò della mia organizzazione smalti. Ma vi faccio prima anche un piccolo room tour della mia camera da letto, perché così possiate capire un pochino come ho deciso di disporre le cose. Allora, come vi dicevo, siamo nella mia camera da letto. Qui in realtà siamo in una zona soppalcata in cui, come potete vedere, c'è solo il nostro letto, tutta questa mensola che corre lungo la parete. Qui c'è la softbox, non vi voglio accecare, ma altrimenti di luce non ce n'è. Quella che vedete qui non è una macchia di umidità. Abbiamo deciso di tenere così il muro semplicemente perché c'era un affresco e quindi prima o poi lo tireremo fuori. Questo è il lato di mio marito. Qui c'è un comò con delle fotografie e queste sono le scale che salgono dal bagno. Questo scatolone qui che vedete è uno schermo di un computer che mio marito deve portare in ufficio. Comunque, qui ci sono le scale che salgono dal bagno, vedete? Come vi avevo detto prima. E questo è il soppalco su cui appunto abbiamo tutte queste cose. Tutta questa mensola prosegue lungo tutta la stanza, vedete? E qui sopra è un soppalco per cui il soffitto è basso e le pareti non sono dritte. Quindi in questo senso io non ho la possibilità di posizionare una postazione make-up. In teoria voi potreste dire che qui ci starei. Il problema è che non riesco a fare una luce decente in nessun modo e poi in camera da letto io non riesco a gestirmi perché mio marito si alza dopo di me al mattino, insomma è un po' un casino, per cui preferisco truccarmi in bagno. Allora, andiamo qui nella mia zona notte. Allora, questo è il mio lato del letto. Qui c'è questo pseudo comodino, diciamo così, perché è semplicemente un tavolo. Poi magari un giorno vi farò il mio video su cosa c'è sul mio comodino, che so che è un tag che gira e ve lo farò prossimamente. Poi, insomma, un po' di libri, il Kindle, fazzolettini di carta. Qui, come avete visto prima, c'è la mensola che corre appunto lungo tutto il muro e poi c'è questa console. Con i piedi in marmo, un cristallo, c'è questa bellissima specchiera che era della mia nonna. Vi faccio vedere, qui ci sono un po' di foto. Questi due sono due lavoretti della mia bambina dell'asilo. Questo è il cuoricino con dove c'erano le fedi quando mi sono sposata. E basta, qualche oggettino e così via. Nei cassettini una serie di bijou. Lo specchio è inservibile perché è uno specchio antico, è tutto ondulato. Qui ci sono i miei smalti, vi faccio dare una sbirciata, ma prima andiamo a vedere cosa c'è qui sotto. Qui sotto ho messo questi scatoloni, è assolutamente una postazione provvisoria, devo trovare un altro mobile. Comunque, intanto in questi sono quelli d'armadio presi da Conforama. Qui ci sono semplicemente pochette e invece in quest'altro scatolone ho messo alcuni prodotti assolutamente estivi, tipo solari o cose per i capelli che uso solo d'estate, che so di dover usare entro l'anno per non farli scadere. Poi vabbè, salviettine varie, così via, i cotoncini. Qui ho le prime cose che riguardano le ungue, quindi ho queste rotelle display appunto per le ungue. Poi in questa scatola ho dei top coat o cose curative che non ho ancora aperto, quindi sono tutte nuove. E poi ho tutti i prodotti, diciamo, top coat con gli effetti, quindi brillantini vari e così via. E li tengo tutti qui se mi servono, perché non li uso tutte le volte che faccio la manicure, ovviamente. Poi qui ho delle altre cosine, profumini economici vari. Qui ho portapennelli, dei bei vecchi pennelli che non uso più. Qui ho un set di pennelli da viaggio, qui un altro set di pennelli da viaggio, un po' di cosine varie, tipo salviettine, mani che vengo a pescare qui quando mi servono, spazzoline e così via. E poi qui ho degli smalti che uso molto di rado o che sono vecchi, insomma, e che quindi tengo qui. Ma andiamo sopra.
Ho provato a usare il cavalletto, ma proprio non riesco, quindi spero di non farvi venire il mal di mare. Questi sono tutti i miei smalti e sono veramente, veramente tantissimi. Allora, io in generale ho provato a tenerli un po' dappertutto, scatole, scatoloni, divisi per colore, divisi per marche. Io ho trovato la pace dei sensi solo con questa soluzione. Questi sono dei moduli, vediamo se riesco a farveli vedere di lato, a piani, sono 5 piani che hanno comunque questa, una specie di separatore, diciamo, che permette agli smalti di non cadere. Allora, io vi linkerò qui sotto dove li ho presi. Comunque, li ho presi su Amazon, ma vi linko anche il venditore perché so che ci sono tanti di questi espositori che hanno questa parte di spessore un po' stretto, per cui alcune tipologie di smalto non ci stanno, quelle a base larga, ad esempio, fanno fatica a starci. In questi tutte le marche che io ho ci stanno, e ho anche, non so, gli OPI o Sinful Colors, che sono quelli che hanno la base più larga. Come vedete, allora, questi sono 4 moduli. Io li ho uniti, li ho montati due a due, come vedete, uno sopra e uno sotto. Come ho deciso di dividere gli smalti? Li ho divisi per marche perché li trovo che a livello visivo così sia tutto più ordinato, e poi, essendo così comodo vedere i colori, non ho bisogno sinceramente di dividerli per colore. Poi, per ogni singola marca, li ho un po' divisi per colore, diciamo così. Allora, partiamo da questo. Qui, come vedete, fino qui ho i Power Pro di Kiko. Questi sono i Daring Game di Kiko. E qui questi sono quelli in gel, quelli con l'effetto gel, sempre di Kiko. E queste sono tutte collezioni limitate di Kiko. Questi erano quelli del set del Natale scorso, e anche questi ultimi tre sono quelli del Natale scorso, ma non erano parte del set. Sono questi con questo effetto sabbiato, veramente molto bello. Qui dietro ho gli essi, vedete, sono partita dai rossi. Oggi indosso l'watermelon, questo, che forse è una delle ultime volte che indosserò, perché quando inizierà l'autunno diventerà un colore un po' tanto estivo. Quindi rossi, marroncini, poi blu, grigio, e poi proseguo qui, sempre con gli essi, con i colori un po' più naturali. I miei 4 Chanel che io amo, e amo tutti e 4 moltissimo, non tanto come resa e stesura, ma questi colori li adoro, specialmente questo che è il Paparazzi, che però so essere fuori produzione, così come mi piace moltissimo questo, no, questo che è lo Charivari, che è un color melanzana eccezionale. Poi due Dior, qua sopra ci sono tutti i miei Clinique che mi piacciono da impazzire, anche questi divisi per colore, compresa una mini taglia che mi piace un sacco. Estée Lauder, questo ottanio è fenomenale. Poi qui sopra abbiamo gli Essence, e sono praticamente tutti Essence. Questi fino qui, i Color and Go mi piacciono tantissimo. Questo invece è un singolo di Armani, e questo è H&M. Mentre qui sono anche questi, tutte collezioni, queste, se non esco dall'inquadratura, tutte collezioni limitate di Essence, e questo è un mini 999 di Dior. Qua dietro invece abbiamo tutti i Collistar che io possiedo, quelli bassi. Questa era un'edizione limitata, è un colore bellissimo, era quella con Antonio Marras, vedete che c'è il disegno, tutti gli altri essi. Passando al secondo modulo, questo praticamente è tutto, tutto, tutto di smalti di Kiko. Sono tutti smalti Kiko, quelli che adesso praticamente costano sempre 1,90 euro. Io li amo, specialmente i rossi. Ve l'ho sempre detto che mi ci trovo bene. E poi qui ci sono anche i Quick Dry di Kiko. Mi piacciono anche questi, ma continuo a preferire i classici. I classici, questi, ci siamo capiti, insomma. Poi arrivano fino qui. Questi due sono i miei unici due di Wycon, quelli effetto fluo che mi piacciono da impazzire. Uno di Royal Beauty, questi sono di L'Oreal. Adoro questo, è stupendo, che è di quella serie dei bianchi un po', diciamo, con qualche colorino pastellino in mezzo. Due Fabi, e sapete che questo è uno dei miei smalti preferiti in assoluto, il Sensual Touch.
E poi qua sopra abbiamo qui i più alti, quindi Collister, quelli vecchi, più alti, Flormar, Wet n Wild, Maybelline, Deborah. Qui ci sono i fantastici Bella Oggi, meravigliosi. Due per la French Manicure di H&M e questi sono i nuovi della linea beauty di H&M. Ho già postato una foto su Instagram, ma ve ne parlerò. E un altro H&M normale, classico. Tre MAC, tre di Rimmel Power Pro. No, che Power Pro, Salon Pro, questo di Astra che è veramente bellissimo, e questi sono tutti rossi rosa di Bottega Verde. Poi tre Sinful Colors, i miei unici due OPI, e questo è meraviglioso. Mavala, poi qui sotto ho i Pupa che io sinceramente non amo particolarmente, e altri Bottega Verde. In questo bellissimo beauty di Chanel, che è stato un regalo di una quindicina d'anni fa, ho una serie di prodotti, quelli che non uso regolarmente per la manicure. Diciamo che ci sono prodotti in cui vado a pescare se mi servono o comunque sono di scorta per le cose che normalmente uso, che di solito che ho, anzi, in questa scatola, e anche questa credo di averla già mostrata. Questa me la porto in giro quando vado a fare la manicure, perché vado in cucina di solito, non sto qui, dove ci sono top coat e basi che utilizzo, i bastoncini, le lime, il separadita, l'acetone, e come sempre c'è anche un Dior Abricot nuovo di zecca, perché io sempre quando ne ho uno in uso, che è questo, che vedete a me non si colora, voi me lo dite sempre su Instagram che vi diventa rosso o rosa, a me non si colora, resta trasparente, è sempre stato così, boh, meglio. E poi qua dietro ho semplicemente questa pochettina di Dior che mi è stata data in profumeria, che contiene tutte le mini taglie di profumo, quelle da borsetta, che siano roll-on o con il vaporizzatore. E poi c'è questo che era un regalo, questa scatolina di Dior con un altro mini 999 e il top coat, però quello in gel Dior. Quindi questa era tutta la mia collezione smalti. Qua sopra ci sono degli oggettini, questa torretta che è fantastica, ci sono un po' di bijou, ma vi farò anche il video sui miei bijou, su come li ho organizzati. Vi lascio con questa panoramica, ho terminato il video. Mettete un pollice in su se il video vi è piaciuto, io vi saluto e alla prossima se vi va. Ciao!